Buongiorno amici e amiche di Nova News 24. La 18esima edizione dell'Isola dei Famosi, che questa sera eleggerà il suo vincitore, non è piaciuta a Pier Silvio Berlusconi, che a quanto pare l'ha trovata debole e con poche storie raccontate. L'Isola dei Famosi di quest'anno non è stata un'edizione particolarmente fortunata. Ci sono state delle cadute di stile. La scelta di non far vedere tutto mi ha trovato in disaccordo. Il riferimento è probabilmente al caso Francesco Benigno e alla decisione da parte del reality show di non mostrare inizialmente le immagini che lo hanno portato alla squalifica. L'Isola dei Famosi è un reality, ma il lavoro che è stato fatto non mi soddisfa, come invece mi ha soddisfatto il lavoro che è stato fatto al Grande Fratello. Dall'isola mi sarei aspettato delle storie un po' più profonde da raccontare. Alla base dell'Isola dei Famosi c'è la sopravvivenza e la fame. Mi sembra che questo sia mancato onestamente. Non penso sia un formato arrivato alla frutta. In Spagna facciamo grandi risultati, è stato sbagliato il cast. Nessun ripensamento, invece, sulla scelta di affidare a Vladimir Luxuria la conduzione. Vladimir è una scelta che rifarei oggi, si è impegnata tantissimo. Anche se la Luxuria, nonostante la fiducia di Pier Silvio, ecco come si è difesa dopo l'insuccesso di questa edizione. La conduttrice ha svelato se farebbe un'ipotetica nuova edizione. Se rifarei un'altra edizione dell'Isola dei Famosi? Penso di aver imparato tanto. All'inizio ero un po' più rigida perché avevo paura di sbagliare e di muovermi troppo. Ora che si va verso la fine sono più rilassata e credo che ogni puntata si impara sempre qualcosa. Quindi se mai volessero riconfermarmi, perché no, io accetto le critiche. Anzi, le critiche fanno anche bene. Ovviamente quando non sono piene di insulti, ma critiche tipo muoviti di più, ogni tanto fai una battuta. Vladimir Luxuria ha poi sostenuto di aver condotto un'edizione difficile che ha avuto dall'alto imposizioni di un certo tipo. Certo, ho anche dovuto fare i conti con una nuova linea editoriale dell'isola. Mi sono ritrovata a condurre un'Isola dei Famosi nuova dove non si voleva troppe liti, troppo trash, una linea più sobria. Anche questa è stata una difficoltà. Insomma, se quest'anno l'Isola dei Famosi è stata oggettivamente noiosa e priva di argomenti è perché sono state seguite delle linee direttive che sono la morte stessa del reality. Amici e amiche, rimanete aggiornati e, se vi è piaciuto l'articolo, mettete il pollice in su, diteci cosa ne pensate e seguiteci sempre su Nova News 24.